passo passo il plugin, tutto lo script per potervi scaricare nuovamente su Emu Paradise. Che cos'è Emu Paradise? Emu Paradise non è altro che un sito dove si possono scaricare ROM. Allora, esistono innumerevoli siti di ROM, però quello diciamo più ricco a livello di ROM, a livello di ROM per console e così via, è Emu Paradise. Dunque, per poter installare questo plugin con il suo script, abbiamo bisogno del browser, che può essere Chrome o Firefox o forse anche Opera. E dunque, cosa avremo di bisogno? Allora, dunque, abbiamo bisogno del plugin che si chiama Temple Monkey, oppure quello di Firefox che si chiama Greasy Monkey. Questo qua è quello per Firefox. Allora, dopodiché, dopo averlo installato, io in questo caso ce l'ho installato, avremo bisogno di collegarci in questo sito, poi state tranquilli che ve lo metterò nella descrizione. Cosa fate? Premete in RAW, praticamente di installare questo script. Nel mio caso già ho installato anche lo script, quindi mi dice reinstalla, ma nel vostro caso vi dovrebbe dire installa. Allora, dopodiché dovremmo collegarci a Emu Paradise. Allora, andando su Chrome ISO and Games, scegliamo una console a caso. In questo caso scelgo Sony PlayStation ISO e facciamo Digimon World 3. Facciamo download links. E qua ci metterà Dwelling. Allora, il primo è quello che noi, in cui noi dovremo andare a cliccare, e il secondo è quello non funzionante. E qua infatti ci dice che questo gioco non è avviabile. Mentre qua con il download using the workaround script, come possiamo ben vedere, ci andrà a scaricare il gioco con tutta la massima tranquillità. Allora, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualche problema, scrivetelo nei commenti. Al prossimo video.